Buongiorno ragazzi, oggi un appuntamento extra perché la domenica voi sapete che è giorno di riposo, ma siccome io ho già calcolato la penultima del mese che era ieri sera, voglio già fare subito i conteggi con voi, poi domani mattina noi ci vediamo per gli aggiornamenti che sarà tra l'altro la prima previsione che metterò su YouTube, su Instagram, nel mio blog, proprio questa qua di Torino Venezia penultima del mese. So che molti di voi avranno fatto già il conteggio e si sono trovati dei numeri ripetuti. Meglio! Questo tipo di metodo, se ci sono dei numeri ripetuti, vuol dire che si restringe la previsione ed è più forte quei numeri, sono più forti quei numeri ripetuti, ok? Adesso noi facciamo il conteggio della penultima del mese insieme. Fate molta attenzione perché io la faccio come viene dai calcoli, ve la scrivo, ma poi, siccome l'ho già trascritta, vi faccio vedere come giocarla, perché essendoci numeri ripetuti e anche un ambo ripetuto, automaticamente la previsione si restringe. In più, ricordatevi che la penultima del mese non si gioca lambata, ma Mimmo Nazionale vi ha elaborato lambata, che tra l'altro è quel numero grande ripetuto. Adesso facciamo il conteggio della penultima del mese. Allora ragazzi, eccoci qua, la penultima del mese, facciamo il calcolo insieme. Molti si sono trovati a fare il conteggio e dire, mo che si fa, che ci sono numeri uguali? Benissimo, non giocheremo più quattro ambi, ma ne giocheremo solo due. Non giocheremo più una quartina, ma giocheremo una terzina, quindi si riduce al massimo la previsione, quindi è molto più giocabile. Questa qua, secondo me, ragazzi, ricordatevi queste parole, ne vedremo delle belle. Allora, penultima del mese, cosa si fa? Il primo ambo come si ricava? Quinto estratto di Roma più 45, andiamo a vedere. Roma, quinto estratto di Roma 88 più 45... col fuori 90, ricordatevi, perché dovete fare 45 più 88 meno 90, viene fuori 43 e lo trascrivo qua, ok? L'abbinamento al primo ambo è primo di Cagliari più 19, primo di Cagliari 68, 68 più 19, 87. Ok, primo ambo. Poi, quinto di Roma più 45, l'abbiamo fatto prima, ragazzi. Quinto di Roma, 88 più 45, abbiamo detto col fuori 90, e 43. Ma qui arriva il bello. Secondo di Firenze più 77. Firenze, secondo di Firenze, 10 più 77. Eccolo qua. Praticamente due conteggi diversi e ci riporta lo stesso identico ambo. Ok? Ma andiamo avanti col terzo ambo. Secondo di Firenze più 77, abbiamo detto 10 più 77, riportiamo qui l'87. Primo di Roma più 51, quindi primo di Roma 16 più 51 fa 67 e lo trascriviamo qua. Ultimo ambo, e anche qua la gente avrà detto, ma mo che si fa? Eccolo qua, secondo di Firenze più 77, abbiamo detto 10 più 77, 87, ed ecco che si ritrova con l'altro calcolo che porta lo stesso numero, primo di Cagliari, 68, più 19, 68, più 19, 87, quindi uno dice, e mo qua che si fa? Cazzo, è ambo uguale, e questi qua è abbinamento uguale, due conteggi diversi, stesso abbinamento. La previsione completa è... Ragazzi, lambata, l'ho tirata fuori io, non il metodo. Eccola qua ragazzi, eccola qua, vedete? Torino-Venezia, lambata l'ho calcolata io, non la calcola il metodo. 87 ambata, prima e seconda posizione. Gli ambi unici da fare sono 87-43 e 87-67. Perché? Perché nel calcolo abbiamo visto che c'è un ambo uguale, uno dei due ambi è uguale, quindi rimane uno, via... E questo qua via perché 87-87 non è un ambo. Quindi rimane in gioco, ragazzi, più chiaro di così, 87-43, 87-67. Ambo, ambetto, la terzina da fare, quindi non è una quartina questo mese, è 43-67-87 a Torino-Venezia. Chiaro, ragazzi? Riguardatevi il video se volete riguardare il conteggio. Riniziate da capo il video e guardatevi con calma il conteggio. La penultima del mese è questa, il metodo, che io ve l'ho mandato su WhatsApp. Fate lo screenshot, se no domani che lunedì me lo chiedete e ve lo mando. Ok? È facile, questo mese anzi è molto più ridotta la previsione, perché il Torino-Venezia a giocarla come penultima del mese è un po' dispendioso. Però così
questo mese ci dà dei numeri uguali, quindi per me quei numeri sono forti, perché l'87 si ripete, il 43 si ripete, quindi automaticamente 43-87 stesso ambo, 87-87 non si può giocare con lo stesso numero, quindi rimane in gioco due ambi, alla fine una terzina. Normalmente la penultima del mese ricava 4 ambi, ma sono sempre 4 numeri, una quartina, che si fa ad ambi 4 dal metodo. Però sto mese, ragazzi, la penultima del mese è giocabilissima, quindi sarà la prima previsione che domani troverete negli aggiornamenti. E poi cosa troverete domani negli aggiornamenti? La previsione che vi ho detto di giocarla solo 3 colpi, quella col 38 a Milano. L'abbiamo giocata venerdì, l'abbiamo giocata sabato, ultimo colpo, terzo e ultimo colpo, martedì. Quella bellissima previsione sulla ruota di Milano, abbiamo il 38 in seconda e terza posizione, con il 60 e 61. Avete visto ieri sera a Torino? Io ogni volta vi faccio notare queste cose. 60-61 è uscito l'ambo secco a Torino. Torino dove si estrae? Nella sede estrazionale di Milano. Ecco che noi Milano ci hanno spostato l'ambo secco giù a Torino. Ma è la stessa sede estrazionale, giochetto di valigette, ambo, stessa sede, è sortito. Doveva essere Milano quell'ambo lì, ma fa niente. Quindi, ultimo colpo, 38-60-61 domani a Milano. Mi raccomando, la previsione Torino-Venezia della penultima del mese è veramente straridotta come previsione, a 3 numeri, bellissima. Avete visto che dai conteggi si ripetono i numeri, quindi si rafforza questa previsione. Se qualche estrazione fa è già uscito un numero sulle due ruote, non importa, non ci interessa nulla, perché i numeri, lo sapete, non hanno memoria. Nella bacheca troverete gli stessi 3 ambi, cioè l'ambo nuovo che vi ho messo ieri, nazionale 19-72, bellissimo ambo, secondo colpo martedì, quindi troverete ancora l'ambo di nazionale perché è il secondo colpo martedì, e i due ambi che stavamo già giocando, 8-63 a Milano e Napoli 21-63, che qui se volete Milano-Napoli potete unificare i 3 numeri perché c'è il 63 in comune. Ragazzi, abbiamo fatto la penultima del mese oggi, così domani mattina io arrivo in video facendo 4 chiacchiere con voi, un riepilogo, e vi metto gli aggiornamenti domani mattina per martedì. Mi fa molto piacere che questo mese, la penultima del mese, siano meno numeri e soprattutto meno ambi da giocare, perché chi la giocava completa il mese scorso, ahimè, caso negativo, ci sta, ragazzi. Chi vi dice che un metodo vi paga al 100%, fidatevi, è una grandissima stronzata. Questo metodo non può pagare al 100%, i casi negativi all'anno ci possono essere anche 2 o 3. Il mese scorso, mese passato, della penultima del mese, ci ha dato tantissimi ambi ambetti a tutte, che a noi non ce ne frega niente. Ma Torino-Venezia di stasera, di oggi scusate, delle stazioni di ieri sera, è qualcosa di spettacolare. Se vedete che dai conteggi, come li ho fatti io con voi, carta e penna, vengono questi numeri, proprio una previsione straridotta, per me questa previsione ha già pagato, fate conto che ha già pagato. Primo colpo martedì, vediamo cosa succede, mi raccomando, Torino-Venezia, mi raccomando, è bellissima, giocatela, abbiamo pochissime previsioni in corso. Il primo che mi dice che metto troppi numeri, guarda, questa settimana gli sputo in faccia, perché ci abbiamo solo Torino-Venezia, appena calcolata, una terzina, Torino-Venezia, Milano, ultimo colpo col 38, e 3 ambi a ruota unica, meno di 10 euro giochi tutto. Ok? Non mi venite a dire sono troppi numeri, perché veramente, guarda, mo mi incazzo, Quindi, abbiate fede, questa Torino-Venezia per me, speriamo già nei primi colpi di gioco, ha già pagato. Ragazzi, io vi auguro una buona domenica. Adesso porto fuori il mio piccolo perché sono le 7 del mattino, ho fatto questo video, lo caricherò dopo le 8:30. Porto il mio piccolo fuori e buona domenica a tutti, buon pranzo per l'ora di pranzo e noi ci sentiamo, anzi, ci vediamo domani mattina, che è lunedì 29 luglio, ok? Un bacione, ragazzi, ciao!